La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 dell'Università Ca' Foscari Venezia ha inizio. Prende la parola per un saluto di benvenuto la magnifica rettrice dell'Università Ca' Foscari, professoressa Tiziana Lippiello. Signora Ministro, onorevole Commissaria, signor Assessore, signor Sindaco, rappresentanti delle istituzioni, autorità civili, militari e religiose, magnifiche rettrici, magnifici rettori, delegate e delegati delle università, care colleghe, cari colleghi e membri dello staff dell'Ateneo e della nostra fondazione, care studentesse, cari studenti, gentili tutte e tutti, vi do il benvenuto in questa cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021. Vi ringrazio per essere qui con noi, nonostante la particolarità del momento. Secondo una tradizione millenaria, il 421 è comunemente riconosciuto come l'anno di fondazione della città di Venezia. L'Università Ca' Foscari contribuirà alle celebrazioni con numerose iniziative e progetti e oggi, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico con i suoi studenti, intende omaggiare la città di Venezia con alcune letture. Le Venezie, famose un tempo e piene di nobiltà, confinano a sud con Ravenna e il Po, mentre a oriente godono della bellezza del litorale ionico, dove l'alterno moto della marea ora copre l'acqua, ora fa vedere l'aspetto dei campi. Qui voi avete la vostra casa, simile in qualche modo ai nidi degli uccelli acquatici. E infatti, ora appare terrestre, ora insulare, tanto che si potrebbe pensare che esse siano le Cicladi, dove improvvisamente si può scorgere l'aspetto dei luoghi trasformato. In modo simile le abitazioni sembrano sparse per il mare, attraverso distese molto ampie, ed esse non sono opera della natura, ma della cura degli uomini. Ora sono a Venezia. Mio caro Uzbek, si può aver visto tutte le città del mondo e restare sorpresi arrivando a Venezia. Si sarà sempre stupiti di vedere una città delle torri e delle moschee emergere dall'acqua e trovare una quantità enorme di persone in un luogo dove dovrebbero stare soltanto dei pesci. Non fosse per questo, mio caro Uzbek, sarei incantato di vivere in una città dove il mio spirito si forma ogni giorno. Mi istruisco nei segreti del commercio, negli interessi dei sovrani e nella forma del loro governo. Non trascuro nemmeno le superstizioni europee. Mi dedico alla medicina, alla fisica e all'astronomia. Studio le arti. Esco, insomma, dalle nubi che mi coprivano gli occhi nel paese dove sono nato. Forse nel silenzio di Venezia c'è qualcosa che non può essere in nessun altro silenzio, come il silenzio in uno stipo a vetri. Così vibra qui il silenzio, e a questo silenzio che risuona dentro si aggiunge un altro silenzio, una sorta di reverenza, qualcosa di orgoglioso che si inginocchia, come si inginocchiano i dogi nei quadri, i signori di questo stato tanto grandi che potevano lasciarsi dipingere in ginocchio accanto a cose grandissime. E già in passato l'avevo capito, e ho sempre ammirato questa sicurezza nell'essere grande che Venezia possiede, ma ci sono molte cose che vedo e comprendo per la prima volta, ora che la più enigmatica delle città se ne sta sotto il vento freddo, rilucente di sole, ritrosa come sotto una campana di vetro. Quando si cammina per le vie risonanti, in questo duro vento di mare, quando si vede l'acqua con spigoli taglienti sfiorare i palazzi,
che sono fatti di volontà, di opposizione, di successo. Se per lo sfarzo della piazza non si trascura l'arsenale che ha trasformato foreste in flotte e il peso delle flotte nelle ali di una vittoria, se si pensa che dalla mancanza di fiori sono nati merletti e dall'assenza di miniere oggetti di vetro simili a gemme, se si pensa che il mondo intero accettò questo splendido inganno e offrì in cambio il suo oro, se si pensa che per la realizzazione di tutto questo non esisteva neppure lo spazio e si dovette prima fabbricare il continente per questo stato, allora ci si spaventa di fronte all'abbondanza di attività che è confluita qui e che si avverte esistere ancora, imperiosa e pacificante, un vincolo immenso. La parola al sindaco della città di Venezia, Luigi Brugnaro, per un saluto istituzionale. Buongiorno, buongiorno a tutti, un caro saluto alla gentilissima rettrice, un saluto all'assessore regionale Elena Donazan, al ministro Maria Cristina Messa e alla commissaria europea Maria Gabriel. Ma poi soprattutto mi rivolgo ai docenti e ai ragazzi e alle ragazze che ci stanno ascoltando. È con orgoglio che partecipo, penso per la prima volta, ai saluti dell'anno accademico. Mi fa molto piacere questa esperienza di avere una rettrice che conosco bene, Tiziana Lipiello, che stimo e con cui credo faremo grandi cose per valorizzare l'università e la città tutta. Il mio discorso sostanziale è di ringraziamento ai docenti e agli studenti che assieme alla città, a tutti noi, direttamente e indirettamente abbiamo partecipato in quest'anno difficilissimo, insomma, prima l'acqua grande, poi il coronavirus che ancora ci vede impegnati in una situazione di emergenza difficilissima. Pensiero va anche da papà a tutti quei bambini, quei ragazzi che fanno fatica perché non possono andare a scuola, fanno la formazione a distanza, una situazione difficilissima anche per i docenti, anche penso ai presidi delle scuole superiori, perché l'università ovviamente è l'apice di una carriera studentesca che vede diversi gradi di istruzione, e lavoreremo in tutti i modi, lo dico sinceramente, perché le scuole siano aperte nel modo migliore il prima possibile, più in sicurezza possibile. Non faccio l'elenco delle difficoltà che abbiamo avuto, voglio solo ringraziarvi, parlo alle persone di buona volontà che invece che accapigliarsi sui social per raccontare cosa gli altri devono fare, si sono rimboccati le maniche, hanno lavorato per mettere i libri a riparo, ero presente, li ho visto tanti ragazzi, tanti docenti lavorare su questo, ho visto tante persone darci una mano a consegnare i pacchi come volontari alle persone in difficoltà, ad affrontare le cose oltre che con la poesia che Venezia ispira, questa solitudine di quest'anno, ma anche insomma con grande tenacia per aiutare le persone che tutto sommato vogliono credere in un rilancio prossimo e pensare che la città possa sì essere migliore, ma insomma ritornare comunque a vivere. Un'altra diciamo aspetto che voglio suggerire a tutti i ragazzi che frequentano l'università è quello di rispettare questa città. Questa città vi vuole, vi desidera, spera la città che finito questo vostro percorso, speriamo entusiasmante per voi di studi, voi scegliate, molti di voi speriamo scelgano Venezia come proprio futuro. Io credo che sarà una delle città che avrà nei prossimi 10-20 anni il più grande tasso di sviluppo, uno dei più grandi tassi di sviluppo europei. Tutta una serie di motivi, sono nato statistici, sono 40 anni che andiamo sempre peggio. E probabilmente anche solo non per capacità degli amministratori, ma soltanto anche per una questione statistica, dovrebbe cominciare a girare. Dicono che la marea 6 ore scende, 6 ore cala. Credo che da noi abbiamo superato le 7 di calo, dico. Dovremmo cominciare a risorgere e possiamo farlo soltanto assieme ai giovani, assieme a voi. Ve lo dico con grande sincerità, non ci interessa che appartenenza culturale abbiate, da che origine avete, ci interessa che questa città diventi una città dei giovani, una città europea,
dove i giovani stranieri vengano a vivere in questa città e vengano a studiare in questa città, come i nostri cittadini possono andare tranquillamente nelle altre capitali europee. Dobbiamo tornare a essere orgogliosi europei, veneziani, italiani. A voi studenti dico non ho indicazioni da darvi o consigli, che tanto tutti vi riempio la testa, ma penso principalmente saranno i genitori che si occupano di questo per orientarvi. Io dico solo: rispettate la città e poi siate generosi, siate orgogliosi, siate passionali, ma siate anche umili proprio nell'affrontare le cose della vita. Da parte mia ci sarà la massima disponibilità nei confronti di tutti i ragazzi. Lo dico sinceramente, anche di quelli che non hanno le mie idee o pensano che siano meglio, cambiate il mondo, avete ragione, siate coraggiosi, siate per certi versi anche prepotenti, ma fatelo però con onestà intellettuale. Io vorrei mettere a confronto le idee del futuro della città con ragazzi che vogliono viverla questa città o che la vivono, non soltanto facendo l'elenco degli errori o dei problemi che ci sono, ma anche di quelle che possono essere proposte. L'idea che lo sport innervi l'università, che le lingue innervino l'università, che la tecnologia, che la tecnica, che la conoscenza dia forza a questa che è un grande e prestigioso istituto di cui siamo orgogliosi. Ecco, chissà che attraverso proprio l'università, voi ragazzi, voi ragazze, la città possa ripartire intanto portandovi a viverla, portando a vivere in una logica di collaborazione anche con l'Università di Padova, con lo UAV, l'Istituto Universitario di Architettura, ma anche col, come abbiamo fatto con degli accordi qualche anno fa col Conservatorio, con l'Istituto delle Belle Arti, cioè perché possiate raccogliere appieno la vostra vita, cioè sia studentesca ma anche da giovani, per cui noi vogliamo costruire impianti sportivi di livello professionale alto, ma anche per realizzare concerti, momenti di aggregazione che fanno parte della vita dei giovani. Beh, insomma, vi auguro un bel anno accademico, anche se siamo nell'epidemia più incredibile che non ci consente di fare grandi previsioni, però veramente vi faccio un augurio di cuore per i vostri studi e per la vostra vita. Il comune, l'amministrazione comunale è a vostra disposizione, è a disposizione della rettrice, a disposizione di tutte quelle persone di buona volontà che ritengono di capire cosa tutti possiamo fare per la collettività. Siamo genitori, siamo nonni, zii, siamo sorelle, fratelli. Voi siete il meglio, i giovani sono il meglio di quello che abbiamo in futuro. Voi siete il nostro futuro. Lo so, tante cose possono essere migliorate. Sappiate che l'ambiente non va difeso soltanto e non sarà difeso solo da quelli che dicono che sono ambientalisti. Ma dalle persone che hanno anche coraggio effettivamente di fare le cose, di avere delle proposte concrete, perché soltanto le dichiarazioni servono a poco. Veramente in bocca al lupo per i vostri studi e in bocca al lupo anche alla rettrice per questo suo nuovo impegno e grazie per tutta la collaborazione che riusciremo a creare assieme, tutti insieme, con la Regione, con lo Stato, col Ministero. Siamo a disposizione perché a Venezia ci sia un bel ricordo del vostro studio, ma anche per il futuro della città, deve ripartire dai giovani. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie Sindaco per essere oggi con noi in un momento così complicato e per le belle parole che ci incoraggiano a fare sempre meglio e grazie per aver accolto i nostri studenti e noi stessi come cittadini di Venezia innanzitutto, dell'Europa e del mondo intero. Grazie davvero. Interviene l'assessore Elena Donazzan che porta il saluto del Presidente della Regione del Veneto. Al magnifico rettore Tiziana Lippiello, al personale docente, al personale amministrativo, agli studenti di Ca' Foscari, il saluto mio personale e quello della Regione del Veneto del Presidente Luca Zaia. È un'inaugurazione di anno accademico un po' sui generis, ma oramai ci siamo abituati in questi mesi, in questi lunghi mesi, a dover ripensare tutto il nostro vivere, il nostro metodo di studio, la nostra capacità di relazione con i nostri docenti, con i nostri colleghi studenti, con la comunità che ci accoglie in una città, Venezia, che ha perso la ricchezza del vostro, cari studenti, e del vostro, cari docenti, vivere. Noi dobbiamo ripensare, ecco, Ca' Foscari, che ha una sua vocazione nell'ambito dello studio e della ricerca,
della nuova economia, della capacità di essere una università molto internazionalizzata, beh, a Ca' Foscari affidiamo anche questo compito. Di converso, la regione, ma le istituzioni debbono essere di accompagnamento a questa trasformazione e anche nel riconoscere il ruolo che l'Accademia può avere. Io non smetto mai di ricordare a me stessa che oltre alla prima e alla seconda missione dell'università, ovvero la ricerca e la didattica, vi è una terza missione a cui la Regione del Veneto guarda con grande interesse. È quella del trasferimento in un contesto, in un territorio, della ricerca e della didattica. È una capacità di interazione tra territorio e accademia che deve essere fecondo. A Ca' Foscari affidiamo questo ruolo. Alla Regione il compito di starvi accanto, a tutta la comunità accademica, quella di vivere questo nuovo anno accademico con un orizzonte grande, quello di essere di grande aiuto a una comunità in trasformazione, a un ruolo che l'Italia e Venezia continueranno ad avere nel mondo. Buon anno accademico. Grazie Assessore per essere qui con noi oggi e per averci ricordato quali sono le nostre principali caratteristiche e la nostra missione. Sicuramente l'internazionalizzazione è la terza missione. Ci impegneremo senz'altro con le istituzioni locali e con le imprese, con la regione per la terza missione. Questa sarà una sfida futura. Grazie ancora e a presto. Prende ora la parola la magnifica rettrice dell'Università Ca' Foscari Venezia, professoressa Tiziana Lippiello, per il suo intervento. Gentilissime, gentilissimi, vorrei innanzitutto esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo inizio, in un momento straordinariamente difficile che assieme a un senso di solitudine ci ha imposto nuove modalità di lavoro, di socialità, di condivisione. Abbiamo ancora più consapevolezza in questi mesi di quanto sia importante dedicare sempre più attenzione alla persona, qualunque sia il suo ruolo. La necessità di riorganizzare e ripensare le modalità di lavoro sta rivelando il grande spirito di servizio e la capacità di adattamento del personale, che pur nelle difficoltà è riuscito a garantire continuità alle attività a supporto della didattica, della ricerca e del funzionamento complessivo dell'università. La pandemia non ci ha fermati. Grazie allo sforzo collettivo dei docenti, del personale, dei collaboratori ed esperti linguistici, del personale tecnico-scientifico e amministrativo, delle bibliotecarie e dei bibliotecari, della comunità studentesca e dei dottorandi, l'Università ha saputo reagire, proseguendo regolarmente nelle proprie attività in tutta sicurezza. Diversi mesi fa abbiamo lanciato la campagna Io sono responsabile, sposata anche dal Ministero dell'Università, e abbiamo avviato una campagna di screening alla quale abbiamo aderito in molti. Ora ci prepariamo all'avvio della campagna vaccinale. Siamo in contatto con la Regione Veneto, che ringrazio per il costante sostegno. A un anno dall'emergenza sanitaria, oggi possiamo dire che la nostra università è un luogo sicuro. In Ateneo sono state registrate alcune decine di casi di contagio, nessun focolaio. Ringrazio tutti per il senso di responsabilità. I nostri uffici e in particolare l'ufficio Prevenzione e Protezione Rischi per averci sempre tutelati. È ora tempo di uscire dalla logica dell'emergenza e cogliere il futuro come un'opportunità per ripensare insieme l'organizzazione del lavoro e le modalità di erogazione dei servizi. In questi mesi abbiamo imparato a vivere disciplinandoci nel rispetto degli spazi e dei tempi degli altri e della natura. Dovremo anche imparare a considerarci solo una parte di un ecosistema complesso. Mettere al centro il capitale umano e riconoscere le competenze del personale attraverso un piano di sviluppo finalizzato alla valorizzazione delle professionalità sarà una delle sfide che ci vedranno impegnati tutti insieme, ognuno per la propria parte. Siamo innanzitutto una libera comunità fondata sulla domanda di sapere da parte di discenti, raccolti attorno a docenti che impartiscono lectiones. Da questi primi nuclei, nell'undicesimo secolo nacque a Bologna l'università.
un evento fondamentale nella storia europea. Ca' Foscari nasce all'incirca 8 secoli più tardi, quando, nel novembre del 1866, subito dopo la liberazione di Venezia, Luigi Luzzati esponeva l'idea della fondazione di un istituto superiore di commercio. Dal 5 agosto 1868 sino alla fine del secolo è l'unico polo in Italia per la formazione di economisti, insegnanti di materie tecniche, di lingue straniere di tutto il mondo, aspiranti consoli. Alla sua costituzione partecipano le istituzioni locali, la provincia, la Camera di Commercio e il Comune, che la finanziano. Il Comune metterà a disposizione anche l'uso di Palazzo Foscari. La nostra Regia Scuola partecipa ai dibattiti politici sul futuro della città, mentre Venezia si avvia a diventare una capitale nei settori della cultura, del cinema, del turismo, dell'industria. Negli anni 60 del secolo scorso, la Facoltà di Chimica Industriale apre l'Ateneo alla cultura scientifico-tecnologica, in connessione con uno dei più grandi poli chimici d'Europa, Porto Marghera. E di quegli anni anche l'apertura alle discipline umanistiche. Ca' Foscari è cresciuta mantenendo la vocazione di istituto di formazione, saldamente ancorato ai bisogni del territorio. Ma quel legame originario con le istituzioni locali nel progettare il futuro di questo ricchissimo territorio si è progressivamente affievolito. È tempo di riprendere quella progettualità condivisa di lungo termine che animò gli animi di docenti, studiosi, politici e studenti. Se furono uomini a determinare la nascita della nostra scuola di commercio, in collegamento con le mire espansionistiche del territorio e della nazione, merita una menzione il lavoro pionieristico svolto dalle studentesse e dalle docenti di Ca' Foscari, nell'emancipazione del ruolo della donna nell'istruzione e nella società. Nonostante il diritto delle donne all'istruzione fosse uno dei temi discussi sin dall'Unità d'Italia, nella seconda metà dell'Ottocento il nostro Paese registrava ancora l'80% di analfabetismo femminile. La Regia Scuola Superiore di Commercio è stata una scuola maschile per eccellenza. Nei suoi primi 25 anni nessuna donna lascia traccia di sé nei verbali dei licenziati. Il primo nome femminile affiora nel 1893. Non fu un caso isolato. Allorché nel 1883 la nostra scuola divenne unica nel regno, sede d'esame anche per il conseguimento di diplomi di magistero da esterni, ragazze poco più che ventenni giunsero qui per conquistarsi il diritto all'autonomia e all'emancipazione sociale. Quando sono stata eletta rettrice, la prima cosa che quasi tutti mi hanno chiesto è stata: che effetto fa essere il primo rettore donna di Ca' Foscari e del Veneto e una delle poche in Italia? Una domanda alla quale continuo a rispondere allo stesso modo. Non ho mai ritenuto il mio essere donna una credenziale da esibire per candidarmi alla guida di Ca' Foscari. Né ho mai pensato che questo percorso potesse risultarmi più difficile in quanto donna. Certo, le disparità esistono, c'è un problema di conciliazione tra vita e lavoro che spesso costringe noi donne a interrompere la carriera o a rinunciare alla famiglia. Dobbiamo fare di più per superare questo divario e mi impegnerò personalmente per migliorare la condizione attuale. Credo che innanzitutto contino la motivazione e la prospettiva con cui guardiamo naturalmente al lavoro e alla vita personale. L'obiettivo di migliorare e migliorarci dal continuo confronto con gli altri, costante, deve corrispondere a una spinta interiore, non al bisogno o al desiderio di dimostrare che valiamo quanto e forse più degli uomini. Trovo questa consapevolezza nelle ragazze di oggi, nelle nostre studentesse, così come nelle mie figlie, coraggiose, sicure di sé e fiduciose nel futuro, che non solo le attende, ma che loro stesse stanno contribuendo a costruire. A queste giovani vorrei dire: continuate ad impegnarvi, guadagnatevi il vostro futuro con la preparazione e la forte motivazione. Tenacia, caparbietà, intraprendenza, fiducia nelle vostre capacità e nelle vostre risorse interiori. Sono il capitale di cui tutte disponete. Permettetemi di raccontarvi una vicenda esemplare che ci porta indietro nel tempo di circa 700 anni.
Questa storia ci è tramandata da un documento studiato dalla dottoressa Alessandra Schiavon e conservato all'Archivio di Stato di Venezia, con cui abbiamo avviato collaborazioni proficue. Siamo a Venezia nel 1366. Figlia dell'assai più noto Marco, rimasta orfana e poi vedova, Fantina Polo si presenta in tribunale per reclamare la propria eredità, di cui era stata privata dal marito e, dopo la sua morte, dalla potente famiglia di questi, che l'aveva affidata in custodia ai procuratori di San Marco. Rimasta sola al mondo, Fantina non si rassegna e ingaggia una complessa battaglia legale contro la famiglia del suo defunto consorte e la potente magistratura veneziana. Si prepara con scrupolo per la deposizione, rivendica con forza e caparbietà le sue ragioni, fiduciosa nella giustizia e consapevole dei propri diritti che alla fine le vengono riconosciuti. Fantina, una donna del passato, esemplare e coraggiosa. Mi sono un po' dilungata, scusatemi, ma ritengo sia importante guardare sempre al passato e alla storia se vogliamo innovarci e rinnovarci. Ma veniamo all'oggi. Negli ultimi 10 anni, Ca' Foscari si è molto impegnata nelle questioni di genere. Abbiamo destinato borse di studio per favorire l'accesso delle studentesse alle discipline scientifico-tecnologiche, le cosiddette STEM, dove il divario rispetto ai loro coetanei maschi è ancora alto. Promuoviamo una serie di iniziative volte al rafforzamento del ruolo delle donne nel mondo del lavoro, quale ad esempio il progetto LEI, acronimo di Leadership, Energia, Imprenditorialità, attivo dal 2017 per opera del nostro Career Service e accompagnato dalla rivista quadrimestrale LEI, pubblicata da Edizioni Ca' Foscari. Da anni siamo attivi nel campo dell'inclusione e contro ogni discriminazione, e abbiamo avviato processi di maturazione della consapevolezza civile. Si pensi, ad esempio, all'archivio Scritture, Scrittrici, Migranti e tante altre iniziative. Certo, molto resta ancora da fare, soprattutto per favorire l'accesso delle donne ai ruoli apicali dell'Ateneo. Ancora poco, poche le docenti in prima fascia. Su 160 prima fascia, solo 43 sono donne, il 26% circa. Dovremo impegnarci di più anche in tal senso. È fondamentale riconoscere, coltivare, valorizzare e premiare il merito e le capacità individuali. Penso in particolare alla ricerca, ma in generale a tutti gli ambiti del nostro lavoro, compreso il diritto allo studio. Chi non conosce bene il mondo universitario può avere un'idea distorta della ricerca. Tende spesso a concepire ricercatori e ricercatrici come persone assorbite esclusivamente dai loro studi, preoccupati di custodire gelosamente le proprie scoperte. La ricerca, invece, anche quando è ricerca di un singolo, è sempre un fatto collettivo, plurale, esige condivisione e partecipazione e aspira, idealmente, a una ricaduta benefica sull'umanità intera. La ricerca è ciò che restituisce fiducia e speranza e ci rende consapevoli della complessità del mondo in cui viviamo, fornendoci gli strumenti per affrontare le difficoltà e le nuove sfide. Ca' Foscari è nata nel segno dell'innovazione, aprendo strade fino a quel momento inesplorate, assecondando la naturale vocazione di questa straordinaria città. I nostri fondatori ebbero coraggio e intuizione e noi dobbiamo avere lo stesso coraggio e la stessa capacità di visione. La nostra università dovrà recuperare questo ruolo adattandolo al presente per formare le classi dirigenti, ma anche semplicemente le cittadine e i cittadini di domani, in grado di incidere nel futuro del nostro paese e dell'Europa. E a voi, ragazze e ragazzi, che ora voglio rivolgermi, perché un'università è tale soprattutto per la vostra presenza. Mai come oggi, credo, questa parola, presenza, acquista una particolare tonalità emotiva. A voi, studentesse e studenti, dottorande e dottorandi, tutti noi dobbiamo trasmettere competenza, professionalità, fiducia, senso di responsabilità. Nei vostri confronti abbiamo molti obblighi. Il primo irrinunciabile è quello di infondervi la capacità di credere in voi. Vedo in voi una generazione più attenta e pronta a fare quel salto verso un futuro migliore, inclusivo e armonioso, di quanto non lo sia la società nel suo complesso.
È importante stimolarvi a studiare, ad affrontare con competenza il futuro, per formare sempre di più uomini e donne di valore, capaci di rendere concrete le competenze teoriche e conciliare il sapere con il saper fare. L'istruzione, la ricerca e l'innovazione sono i pilastri di questa rinascita. Lo studio ci rende persone più consapevoli e libere. La ricerca ci fa conoscere nuove possibilità. L'innovazione ci permette di realizzarle. La digitalizzazione dei saperi e di alcuni servizi sono temi del presente e del futuro, da gestire con saggezza per preservare e valorizzare beni come quelli culturali, dotarci di tecnologie avanzate e trasferirle al territorio, con particolare riferimento al sistema delle imprese. L'università deve tornare ad essere la casa di voi giovani, delle vostre idee, delle vostre aspirazioni. L'istruzione è l'arma più potente che possiamo usare per cambiare il mondo, disse Nelson Mandela. La curiosità e la passione per lo studio e per la ricerca ci guidano giorno dopo giorno. Se siamo umanisti, guardiamo le discipline scientifiche con interesse e curiosità, e viceversa. Contaminiamo i saperi, condividiamoli e moltiplicheremo così il loro impatto. Per me, cittadina italiana ed europea, che grazie a Ca' Foscari ha potuto scegliere di studiare la cultura di un paese assai diverso dal nostro, dedicando il proprio impegno alla cooperazione scientifica fra mondi e istituzioni lontani, migliaia e migliaia di chilometri, l'incontro fra culture e tradizioni, la collaborazione fra studiosi, la mobilità internazionale, sono valori fondamentali che la nostra università ha da sempre saputo interpretare in continuità con la vocazione cosmopolita della città che la ospita e che continueremo a promuovere facendone uno dei capisaldi del nuovo piano strategico. Di pochi giorni fa è la notizia dello straordinario risultato del nostro Ateneo, con le ben 30 borse Marie Curie finanziate dall'Europa, che ci rendono la quarta università europea assieme a Cambridge per numero di borse vinte, la prima in Italia. 30 giovani talenti provenienti da istituzioni prestigiose di tutto il mondo avranno la possibilità di condurre le loro ricerche a Ca' Foscari e negli altri prestigiosi atenei con cui collaboriamo. Ringrazio i giovani talenti per averci scelto, le colleghe e i colleghi che li hanno assistiti, il personale dei dipartimenti e di Ateneo, per aver ancora una volta confermato con il loro lavoro la vocazione internazionale di Ca' Foscari, nel cuore di una capitale mondiale come Venezia. Il ruolo in Europa di Venezia e l'attrazione di giovani talenti europei e da tutto il mondo in collaborazione con il Comune sarà per noi una priorità. In questi primi mesi abbiamo assunto alcune decisioni per promuovere la carriera accademica e scientifica di giovani ricercatori e ricercatrici. Continueremo a farlo. Sul tema del diritto allo studio abbiamo già previsto una serie di premi e incentivi. Incentivo fuori sede, premi ai migliori studenti, incentivi alla connettività, mobilità e residenzialità, collaborazioni retribuite, prestiti d'onore, attività formative autogestite dagli studenti, servizi per la disabilità e DSA, tra cui la possibilità di accedere ad un supporto psicologico dedicato. L'Ateneo ha inoltre garantito la riduzione della contribuzione a fronte della presentazione di ISEE corrente e ha investito oltre 2 milioni di euro a copertura delle borse per il diritto allo studio non coperte dalla Regione. A ciò si aggiungono le iniziative promosse dal Career Service, il servizio di orientamento al lavoro per studenti e neolaureati Ca' Foscarini, i tirocini su tutto il territorio nazionale, il progetto dedicato agli studenti delle aree linguistiche e umanistiche, i tirocini all'estero da remoto. Stiamo ora promuovendo nuovi stage con il Comune e le istituzioni cittadine, per consolidare questa collaborazione e creare maggiori opportunità per i giovani. I tirocini e gli apprendistati retribuiti sono una delle iniziative che promuoveremo con sempre maggiore determinazione.
Il 2020 ha visto l'introduzione e il consolidamento di alcune innovazioni cruciali per la mobilità studentesca internazionale, uno degli ambiti dell'esperienza universitaria maggiormente colpiti dalla pandemia. Come molte altre università, abbiamo cercato di gestire al meglio l'emergenza, organizzando incontri virtuali per offrire supporto e consigli agli studenti che in quei giorni si trovavano all'estero. Abbiamo sperimentato per la prima volta le mobilità virtuali. Abbiamo anche ripensato alcune partnership particolarmente strategiche, destinate altrimenti ad essere sospese. Ad esempio la collaborazione con l'Università di Klagenfurt, basata sullo scambio esclusivo e per ora solo virtuale di studenti, e la partnership con l'Università di Warwick, con cui stiamo collaborando proficuamente. Quest'anno inizierà un nuovo ciclo del programma Erasmus+, fortemente improntato ai temi della digitalizzazione. Il settennato di Erasmus, appena concluso, ci conferisce un primato importante, quello di prima università in Italia per entità di finanziamenti per i progetti di mobilità International Credit Mobility. Nel mio ruolo avverto fortemente il dovere morale di coltivare e alimentare la fiducia in noi stessi e lo spirito di collaborazione. Forse mai come oggi Venezia può apprezzare il valore di ospitare 4 istituzioni universitarie che da sole contano una popolazione di almeno 35.000 persone. Venezia e l'università. L'università è Venezia, un grande campus diffuso, attorno al quale gravita una comunità internazionale di persone, talenti e progetti. Offriremo spazi e opportunità ai giovani per la formazione e la ricerca, seminari e lezioni aperte in biblioteca e nei musei. Gli istituti universitari costituiscono la principale fonte di sviluppo culturale e di ricerca del territorio cittadino e metropolitano, sono un volano di sviluppo delle attività produttive. Un primo passo importante in questa direzione è il progetto Study in Venice, una rete che consorzia il nostro Ateneo, UAV, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio Benedetto Marcello, d'intesa con il Comune. È una piattaforma di promozione del sistema locale a livello nazionale e internazionale per un miglioramento della qualità socio-economica della città. Ca' Foscari ha già dato un forte impulso allo sviluppo della città, costruendo nuove residenze e potenziando il campus scientifico in una zona di Mestre attualmente protagonista di una forte riqualificazione. Entro quest'anno anche lo studentato del campus economico di San Giobbe aprirà le sue porte. Vogliamo contribuire a riqualificare il territorio, condividendo e aumentando gli spazi dell'Ateneo nella città storica e nella terraferma, da via Torino a via Forte Marghera fino al campus di Treviso. Siamo al lavoro per offrire nuovi spazi agli studenti per le loro esigenze di aggregazione e socializzazione e per dare all'area umanistica una configurazione più funzionale. Confidiamo nell'aiuto delle città che ci ospitano. La rinascita deve necessariamente iniziare in sinergia con l'amministrazione cittadina, che desidero ringraziare sin d'ora per aver voluto compiere insieme questo percorso, e lo ha detto il sindaco oggi, assieme a tutte le istituzioni culturali e scientifiche del territorio, a partire dalle celebrazioni di Venezia e dei progetti che ci vedono collaborare per il rilancio di Venezia, capitale della cultura e della sostenibilità, attraendo giovani d'Europa e da tutto il mondo, da Ulaanbaatar a New York, da Singapore a Mosca, per rendere omaggio alla città europea simbolo di immortale bellezza e fragilità. Attraverso la terza missione valorizzeremo la dimensione sociale, economica e culturale dell'università a servizio della società e del territorio. Nel 2011 Ca' Foscari è stata la prima università italiana ad aver inserito la sostenibilità come proprio obiettivo all'interno del proprio statuto. E lo ha fatto indicandola all'articolo 3 tra i principi fondanti del nostro Ateneo. A 10 anni da quella scelta vogliamo proseguire con determinazione in quella direzione. La sostenibilità dovrà diventare pervasiva, ispirando azioni virtuose in tutti gli ambiti della nostra vita.
Tutto ciò è necessario se vogliamo accompagnare Venezia in un percorso che la faccia approdare a capitale europea e mondiale della sostenibilità. Insieme alle istituzioni locali e alle imprese stiamo elaborando un programma concreto per fare di Venezia un laboratorio vivente, una fucina di idee, di buone pratiche per la salvaguardia dei beni culturali, la transizione ecologica e l'innovazione sociale. In questo contesto si inserisce la proficua collaborazione con il Comune e la Regione Veneto sul tema della sostenibilità ambientale, degli acquisti verdi, dell'economia circolare, del cambiamento climatico, della proiezione internazionale di Venezia come campus universitario europeo di livello internazionale. Con la Regione abbiamo firmato il protocollo d'intesa per l'attuazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e qualche giorno fa con il Comune di Venezia il protocollo d'intesa per Venezia, una piattaforma di innovazione e accelerazione sui temi della sostenibilità, una componente di un progetto più ampio e inclusivo. Se oggi, 24 febbraio 2021, mi si chiedesse che cosa desideri di più come rettrice, non avrei dubbi. Desidero più di ogni altra cosa rivedere studentesse e studenti d'Italia, d'Europa e di tutto il mondo nelle nostre aule, nelle nostre bellissime sedi, nelle nostre biblioteche rinnovate. Desidero vedere i nostri studenti, i dottorandi e il nostro personale vivere nella città storica e nella città metropolitana, partire nuovamente per le università europee del mondo intero grazie ai tanti programmi di mobilità e inoltre accogliere a Venezia i loro coetanei e i colleghi da tutta Europa e dal mondo. Della nostra Venezia l'università costituisce una componente essenziale, quella forse cui più di tutti è affidato il compito di contribuire alla rinascita. Prendiamo esempio da Venezia, da sempre abituata alla sfida del cambiamento. Esiste un carattere nella lingua cinese, Hua, che fa del cambiamento spontaneo l'arte della politica. In questa prospettiva, cambiare significa innanzitutto innovare, capire la natura, sapervisi adattare. Si tratta di una visione di cui possiamo far tesoro anche noi, in questo momento particolare. Avviandomi alla conclusione di questo discorso, permettetemi di citare il finale dell'opera di un grande scrittore del nostro Novecento, Italo Calvino, che al padre di Fantina, Marco Polo, e con lui a Venezia, dedicò le città invisibili. Siamo, come dicevo, alle ultime battute del libro. Kublai Khan avverte imminente la fine del suo impero. Sconfortato e sfinito, il grande imperatore riconosce che ogni cosa tende a un'unica meta e vede l'inutilità del tutto. Alle sue parole replica Marco Polo: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettarlo e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. L'equilibrio costante e progressivo che fa avanzare mi sembra il vero punto di forza di questa conclusione. Attenzione e apprendimento sono le parole usate da Calvino, unite a curiosità, consapevolezza e umiltà, costituiscono la sola via possibile per costruire un nuovo presente e progettare il futuro uniti. Dove altro coltivarle queste arti esigenti, se non nelle aule delle nostre università? Nel congedarmi da tutti voi, consentitemi di esprimere alcuni ringraziamenti a Michele Bugliesi, col quale, da prorettrice vicaria con delega alle relazioni internazionali, ho potuto collaborare proficuamente in un confronto sempre aperto. A chi lavora ogni giorno a Ca' Foscari, a cominciare dal direttore generale e dal prorettore vicario, e con loro
alle prorettrici e prorettori, alle delegate e ai delegati, alle direttrici e direttori di dipartimento e dei centri, ai presidenti del nucleo di valutazione, del presidio della qualità, al Comitato Unico di Garanzia, al Senato e al Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti e a tutto il personale, dai dipartimenti, ai centri, alla sede centrale, alle bibliotecarie e bibliotecari, a tutti coloro che lavorano ogni giorno con competenza, energia, entusiasmo e creatività. Infine vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata così particolare e straordinaria, che con la loro creatività e passione, con la loro creatività e passione, e alle nostre interpreti LIS, Ca' Foscarine, anch'esse. Grazie a tutti per avermi ascoltata. Interviene la rappresentante degli studenti, Irene Pizzolotto. Buongiorno a tutte e tutti, alle studentesse, agli studenti, al personale tecnico-amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici, ai docenti e alle docenti, alla magnifica rettrice e alle autorità presenti, all'assessore Elena Donazzan, al sindaco Luigi Brugnaro, alla commissaria europea Gabrielle e al ministro Cristina Messa. All'inizio del 2020 nessuno avrebbe potuto prevedere ciò che poi effettivamente è successo. Nessuno avrebbe potuto prevedere che l'intero sistema sarebbe stato messo in crisi e la nostra quotidianità, il nostro modo di relazionarci, sarebbe cambiato così radicalmente. Negli ultimi mesi abbiamo temuto questo presente, rendendoci conto che pensare al futuro è un lusso e una libertà per pochi. Ora però è inutile nasconderci nelle nostre paure. Questo è il presente ed è a questo che dobbiamo rendere conto. C'è una cosa che questa situazione mi ha insegnato. Questa condizione porta necessariamente ad un bivio. Da una parte possiamo scegliere di continuare, dall'altra di cambiare. Continuare a vivere la nostra vita come prima della pandemia, consapevoli però che tutto quello che era dato per scontato in questo lunghissimo anno ha cambiato rotta. Oppure rivoluzionare, trasfigurare, innescare un processo di cambiamento, analizzando con lucidità ciò che ci circonda. Non possiamo e non dobbiamo rischiare di vivere in futuro nel rimpianto di non aver reagito, di non aver contribuito a migliorare una situazione terribile per noi e per i nostri coetanei. Proseguire imperterriti e ingenuamente lungo la strada che hanno dettato e quindi volutamente rimanere ciechi di fronte alle cicatrici indelebili di quest'anno passato, oppure aprire gli occhi. Non siamo spettatori anonimi, siamo noi gli attori protagonisti del nostro futuro. È necessario cambiare, il sistema va cambiato, il sistema paese, ma anche il sistema università. Quel sistema università che si prefigge di formare gli studenti al proprio futuro lavorativo, ma che allo stesso tempo deve ricordarsi la bellezza di studiare per conoscere, di leggere per diventare studenti e cittadini migliori, di costruire una narrazione diversa partendo dalla cultura e l'istruzione. Cultura e istruzione che in questi anni hanno visto innumerevoli rettori, ministri, amministrazioni locali e regionali, governi, ma che comunque continuano ad essere beneficio solo di pochi che se lo possono permettere, disponibili solo a coloro che hanno le possibilità economiche, trascurando invece la maggior parte di ragazzi e ragazze che allo stesso tempo sono investiti delle responsabilità del futuro di questo paese. In un momento così difficile, le giovani e i giovani, le studentesse e gli studenti sono fondamentali per ripensare il futuro. E lo sono tutte e tutti, in egual modo. Non possiamo più continuare a discernere chi è meritevole di ricevere un'istruzione. Non esisterà mai un metodo o degli indicatori accettabili per farlo. L'accesso all'università, alla cultura, alla conoscenza deve essere gratuito e pubblico a tutti, sempre, ma ora più che mai. È facile dire che questa situazione ha colpito tutti, trasversalmente. La verità è che questa pandemia ha colpito molti, ma è innegabile che a breve inizierà a ripercuotersi con forza ovunque preesistesse una situazione di incertezza. Questa pandemia ha colpito molti, ma ha colpito soprattutto chi prima era vittima di diseguaglianze economiche e sociali, amplificandole ulteriormente. Ora non ci resta che lottare. È il momento di immaginare un futuro diverso e noi siamo convinti che i luoghi della cultura devono essere il punto di partenza. La cultura. Quella cultura capace di ricordarci i valori dell'antifascismo
che non smettiamo mai di ribadire. Non sono atti goliardici, ma struttura fondamentale alla base del nostro paese. E come tali vanno tutelati ogni giorno, ma soprattutto all'interno dei luoghi dell'istruzione. Serve essere coscienti della necessità di ripartire anche dalle studentesse e gli studenti, ma non imponendo loro una narrazione dettata, ma ascoltandoli. Ogni volta che cambiamo è necessario farlo dalla scuola, perché i cambiamenti veri cominciano pensando alle generazioni future. Dovrebbe succedere ogni volta e deve succedere anche ora. Se c'è qualcosa che ci ha rilevato la pandemia è che le città non vivono senza gli studenti, Venezia inclusa. L'economia Venezia è crollata, bisogna ripensare la città e la linfa rimasta da cui partire è composta dagli universitari che hanno deciso di restare. Non possiamo prenderci la responsabilità di dimenticarli. Questo è il momento di pensare a loro, di tutelarli, per non perderli definitivamente. E non sono la sola a dirlo. Oggi parlo io, ma le idee hanno la forza di unire. Oggi parlo io, ma siamo in tanti e non saremo mai stanchi di ripetere che è necessario superare questo atteggiamento inerziale e che oggi più che mai bisogna avere il coraggio e la volontà di cambiare. Oggi parlo io, ma non sono la sola. Buon anno a tutti. Prende ora la parola la rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, dottoressa Roberta D'Argenio. Magnifica rettrice, docenti, personale tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, studentesse e studenti, autorità, in qualità di rappresentante del PTA e dei CEL, e a nome dei miei due colleghi, Esposto e Ruzza, do a tutti voi un virtuale ma pur sempre caloroso benvenuto all'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021. Nell'anno appena trascorso ci siamo adattati ad un nuovo modo di vivere e di lavorare ed è per questo che l'Ateneo che abbiamo oggi è un Ateneo smart, è agile, è un Ateneo virtuale, ma pur sempre presente e vivo. Nella nostra comunità, tutti quanti, dal PTA ai CEL fino al personale docente, si sono impegnati affinché le attività continuassero con una parvenza di normalità, reinventando il proprio modo di approcciarsi al lavoro e all'insegnamento. Obiettivo comune è sempre stato quello di garantire all'utenza esterna la presenza e l'efficienza dell'Ateneo, nonostante i nostri timori e le nostre non poche difficoltà tecniche ed organizzative. In breve tempo le nostre case sono diventate i nostri uffici e non è stato di certo facile vincere l'imbarazzo iniziale nel far entrare colleghi, dirigenti, direttori della nostra quotidianità nei nostri del tutto legittimi rifugi. È indubbio che ci siamo adattati piuttosto in fretta, con strumenti e mezzi talvolta limitati per la maggior parte di noi. Lo smart working è diventato una risorsa indispensabile e imprescindibile, che ci ha permesso di dare continuità al nostro lavoro, alla didattica, alla ricerca e a mantenere vivo Ca' Foscari. In questo momento così delicato, chiediamo ai colleghi e a tutta l'amministrazione di concentrare le energie su quello che abbiamo conquistato e possiamo valorizzare. Non pensiamo troppo a ciò che è stato e che magari non sarà più, facciamo nostro il concetto di resilienza, di garantire il giusto equilibrio tra vita personale e lavorativa, affinché possa esserci un reale miglioramento nella quotidianità di ogni componente di tutta la comunità Ca' Foscarina, di concepire la diversità come una ricchezza e non come un limite, di creare un ambiente di lavoro sereno, favorevole, il benessere psicofisico del personale, motivandolo e valorizzandolo in uno scambio reciproco di buone pratiche. Perché ormai è evidente che se il personale è soddisfatto, la resa è migliore. Di promuovere una cultura organizzativa non più unicamente basata sulla presenza fisica e sul controllo visivo, ma sulla responsabilizzazione verso i risultati. Di realizzare un nuovo modello per la rilevazione delle performance, lavorando insieme per la pianificazione di obiettivi condivisi, chiari, concreti e reali, che siano effettivamente raggiungibili e misurabili. Questi sono sicuramente obiettivi ambiziosi da realizzare, ma non impossibili, e ci auguriamo che la nuova governance, guidata finalmente da una rettrice, possa essere al nostro fianco. Un anno intero di smart working forse potrebbe consentire oggi di investire ancora di più nell'attuale sistema di welfare per incrementare le necessarie misure di benessere organizzativo
nell'ottica di un cambio di prospettiva dovuto alla crescita esponenziale e repentina di tale fenomeno. È quindi opportuno che anche la dirigenza favorisca un corretto utilizzo di tale strumento, migliorando la comunicazione e lavorando con i propri collaboratori per promuovere un maggior senso di appartenenza all'ufficio, all'area e all'Ateneo stesso. In questo ultimo anno tutti ci siamo accorti quali siano le notevoli capacità e potenzialità di espansione del mondo digitale e quanto questo possa aver accelerato le modalità di lavoro, ma è doveroso evidenziare anche quanto sia fondamentale concepire il diritto alla disconnessione, quale diritto delle lavoratrici e dei lavoratori. In attesa di una normativa europea che lo garantisca, chiedo all'Ateneo di promuovere tale diritto facendolo diventare parte integrante della nostra nuova quotidianità lavorativa. Ma chiedo anche alle colleghe e colleghi di non giudicare se qualcuno, con il dovuto buonsenso, scelga di dedicare del tempo al lavoro, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Concludo con un ultimo pensiero. Impegniamoci tutti a considerare il rispetto quale uno dei fondamenti della nostra comunità. Grazie a tutti. Ha ora inizio l'assegnazione dei premi al merito 2019-2020. Come ogni anno, l'Università Ca' Foscari Venezia assegna ai tre migliori studenti iscritti al primo anno di ciascuno dei 17 corsi di laurea triennale un contributo economico come premio per il loro successo. I premi sono finanziati dall'Ateneo, dalla Fondazione Coin e da Credit Agricole Friuladria. Il Cavaliere Coin ha inviato un breve saluto rivolto a tutti gli studenti premiati e che ora leggiamo. Desidero congratularmi con tutti gli studenti che, attraverso impegno e tenacia, sono riusciti a conquistare i premi al merito per i migliori studenti del primo anno. Fondazione Coin, nata per aiutare i giovani nel loro percorso formativo, è particolarmente lieta di collaborare con l'Università Ca' Foscari ad incentivare le nuove generazioni a coltivare ed arricchire il loro più importante strumento di vita, la conoscenza. Con l'augurio di continuare con i successi raggiunti, invio un cordiale saluto. Cavaliere del Lavoro, dottor Pier Giorgio Coin. Segue ora il conferimento dei premi alla didattica. L'Ateneo premia annualmente i docenti che si sono distinti per la qualità della didattica. Tre premi vengono conferiti per ciascuna area disciplinare ai professori di prima e seconda fascia dell'Ateneo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato in base all'esito dei questionari online compilati dagli studenti frequentanti. Ascoltiamo ora alcune letture realizzate dagli studenti dell'Ateneo in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione della città di Venezia. Venezia è una città così straordinaria che non è possibile formarsene un'idea esatta senza averla vista. Le carte, le piante, i modelli, le descrizioni non bastano. Bisogna vederla. Tutte le città del mondo si assomigliano più o meno, ma questa non somiglia a nessuna. Ogni volta che poi la rividi, dopo lunghe assenze, fu una nuova sorpresa per me. E a mano che avanzavo negli anni, che le mie cognizioni aumentavano e che potevo fare dei confronti, ci scoprivo nuove singolarità e nuove bellezze. Questa volta la vidi come un ragazzo di 15 anni, incapace di approfondire quanto c'era di più notevole e che non la poteva paragonare che alle cittadine dove aveva abitato. Ecco ciò che m'ha particolarmente colpito. Una prospettiva immediatamente meravigliosa, una considerevolissima estensione di isolette così ben accostate e riunite per mezzo di ponti che credereste di vedere un continente alto su una pianura e bagnato da ogni parte da un mare immenso che lo circonda. Non è il mare, è una vastissima laguna, più o meno coperta d'acqua all'imbocco di vari porti, con profondi canali che portano le grandi e piccole imbarcazioni in città e nei dintorni. Se entrate dalla parte di San Marco,
attraversando una ressa prodigiosa di imbarcazioni di ogni specie, navi da guerra, navi mercantili, fregate, galere, barche, battelli e gondole, sbarcate su una riva detta la piazzetta, dove da una parte vedete il palazzo e la chiesa ducali che annunziano la magnificenza della Repubblica e dall'altra la piazza San Marco, circondata da portici costruiti su disegno del Palladio e del Sansovino. Seguendo le strade della merceria, andate fino al ponte di Rialto, camminate su pietre squadrate di marmo d'Istria, scalpellate per non renderle sdrucciolevoli. Percorrete un posto che è una fiera perpetua e giungete a quel ponte che con una sola arcata di 90 piedi scavalca il Canal Grande. Era notte fonda ed eravamo giunti sulla riva. Lì ci attendeva una nera imbarcazione sormontata da una piccola cabina dello stesso tetro colore. Dopo che ebbi preso posto al suo interno, i due vogatori, manovrando i remi, fecero rotta verso una luce lontana sul mare. Di tanto in tanto soffiava un lugubre sospiro di vento che increspava l'acqua e cullava la barca e copriva le stelle di nuvole. Prima che ancora me ne rendessi conto, avevamo preso a navigare su una specie di strada fantasma. Le case sergevano da entrambi i suoi lati, uscendo dritte dall'acqua, e la nostra tetra imbarcazione proseguiva il suo cammino, scivolando sotto le loro finestre. Da alcune di quelle finestre proveniva un po' di luce, che scandagliava i fondali di quel nero fiume col riflesso dei loro raggi. Ovunque un profondo silenzio. Avanzammo così, in quella città fantasma, entro viuzze e stradine, interamente coperte dall'acqua. Il nostro percorso talora svoltava per angoli così stretti e acuti che sembrava impossibile che la nostra barca, lunga e sottile, vi potesse passare. Ma i vogatori, lanciando un profondo e melodioso grido di avvertimento, giravano rasente i muri senza mai fermarsi. Continuammo a fluttuare sull'acqua finché giungemmo nel cuore di quello strano luogo. Tutti intorno c'era tanta acqua quanta mai ne avevo visto altrove e gruppi di case, chiese e imponenti edifici che sorgevano dal mare. Ovunque lo stesso straordinario silenzio. Si sanno le cagioni per cui è caduta Venezia e quelle cagioni stesse fecero sì che neppur potesse rialzarsi all'attività della vita materiale. Il destino vi ebbe la maggior colpa, però che il torpore medesimo del governo e l'infiacchimento del popolo derivarono dalla chiusura di quelle vie per le quali si esercitava, con massimo buon frutto, l'attività sì dell'uno che dell'altro. Che colpa ci ebbero i veneziani se Colombo e Magellano crearono nuovi commerci a profitto d'altre nazioni e se Vasco di Gama perse nuovi scali alle merci d'Oriente? I veneziani durarono, audaci e meravigliosi mercanti, finché fu loro possibile vendere le merci dei paesi lontani con beneficio maggiore degli altri concorrenti. Serbarono abitudini e forze guerresche finché quel vasto e ardito commercio abbisognò di una poderosa tutela. Cessato l'incentivo dell'utile, cessò il naturale richiamo alle antiche e gloriose tradizioni. Cessarono le spedizioni, ormai troppo costose e poco proficue. Cessò lo spirito militare, che in essi, come negli inglesi, altro non era che un difensore della prosperità commerciale. Così fu tolta a Venezia ogni ragione d'esistenza e ogni azione nella civiltà. Continuò a vivere per consuetudine, per accidente, come diceva il doge Renier. Tuttavia, tre secoli di decadenza lenta, onorata e quasi felice, diedero un'altra e solenne prova dell'antica potenza di Venezia e delle virtù immedesimate nel suo governo e nel suo popolo da tanto tempo di glorioso esercizio. Interviene Maria Gabriel, commissaria europea per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, con una lezione magistralis dal titolo
Empowerment of Young Generation, Role of Culture, Education, Research and Innovation. Good morning. It's a real pleasure and honor for me to welcome you at this ceremony, and I do hope to welcome you in person as soon as possible in our university and in this wonderful city. And I give you the floor, please. Thank you so much. Magnifica Rettrice, Honorable Minister, distinguished professors, researchers, and students, ladies and gentlemen. First of all, it is a great honor for me to address all of you today at the official opening of this academic year. It is a privilege to engage with such a distinguished audience at Ca' Foscari, being a leading center for academic excellence through combining cutting-edge research with social sciences and humanities. At a time when we are all affected by the COVID-19 pandemic, I cannot be physically with you in this beautiful Venezia, an inspiring place so dear to my heart. I was in Venice in 2017, where I started my first visit in my previous mandate as commissioner responsible for digital economy and society through opening the oldest in the world international film festival. For centuries, Venezia has represented the crossroads where cultures come together and art and heritage flourish. And your university is located at the very heart of this heritage setting, where history animates and catalyzes contemporary creativity and innovation. So studying in Ca' Foscari means being engaged into top-notch teaching and research in such a vibrant and enriching environment. It is indeed a remarkable achievement that Ca' Foscari is positioned among the top 100 universities worldwide in modern languages, as well as among the top 200 universities in economics. Moreover, Ca' Foscari was built in this legacy of intercultural relations, having a long tradition of studying foreign languages and cultures. And you, students, researchers, professors, you all carry this legacy forward. Just look at the successes of your researchers in Marie Skłodowska-Curie actions. With 30 fellows, you are the fourth best university in Europe in terms of participation. And a quarter of your students have some sort of accredited learning experience abroad. You are using this legacy to further expand the boundaries of knowledge and address some of the most pressing challenges our societies face. Take, for example, climate change, one of the biggest societal challenges. Your university has a fantastic postgraduate program in science and management of climate change. And I would like here to thank Jaroslav Misiak, a researcher and a teacher in this house, who has devoted so much time and effort as rapporteur of the high-level expert group that has been advising on shaping the Horizon Europe mission on adaptation to climate change. This is a wonderful example of how to combine education, research, and policy advice. And it is higher education that drives culture, the economy, and the quality of life for all. Since the beginning of my mandate, I have been working for creation of a true knowledge strategy. This is expressed in building a European education area, a European research area, and linking them into a knowledge strategy, thus ensuring a stimulating environment in which cultural and creative sectors can thrive. And today I would like to illustrate how the initiatives within my portfolio are empowering young people. First, how we are helping reshape the whole of our higher education systems to better address global societal challenges. Second, how we are investing in research community so that you have the resources
to push further for more collaboration and advancement in science and education. Third, how we are supporting students, teachers, and researchers to develop their innovation potential to deliver the transformations that we need in securing our future. And fourth, how we are supporting initiatives that bring your expertise into society for the preservation of our shared cultural heritage. So first of all, we want to create, together with our member states and our stakeholders, a higher education transformation agenda. We need higher education to be open and well connected to society to deliver the solutions we need. And to achieve this goal, we should make the best use of the richness and diversity of our higher education sector. We also need, together with all of you, to address the current challenges. Technological and structural changes affect teaching and learning, research and innovation. And here, allow me to highlight the European Universities Alliances initiative. We want the university alliances to cooperate across borders and connect with society, with businesses, thus testing and putting into practice innovation in the way to deliver skills. And we believe that this initiative will stimulate the transformation of higher education in Europe. And I would like to thank the universities in Italy for being so active in their participation, with more than 20 universities participating. I'm aware of the important role that higher education institutions must play in reskilling, upskilling, and lifelong learning, and the need to provide short, quality assured, and recognized learned opportunities too. This is why we are developing a European approach to micro-credentials. These shorter learning opportunities are key to making education and training more flexible, modular, and learner-centered. Transformation should also address digital readiness of higher education. In line with other of my key initiatives, the Digital Education Action Plan, we need to strengthen the digital skills and competencies of students, teachers, researchers, and support the institutional plans for digital transformation. We'll also encourage women's participation in STEM efforts, so important if we want to further promote Europe's talent potential. Your university has been active in the Erasmus Plus program, having contracted more than 5,300 mobilities. And here I think that there will be new opportunities. Think about one of the newest elements in our next Erasmus Plus program. We would like to have a blue Erasmus program, because young people are really very much wishing to be involved in this common struggle to how to fight climate change. And I would like very much here to encourage you to further use the Erasmus Plus strategic partnerships for higher education, at the same time to use Next Generation EU to stimulate talent and innovative ideas in boosting employability and entrepreneurship. And our action is specifically targeted on young generation. Young people have been confronted with so many challenges, including education and employment disruptions. We cannot allow ourselves to have a lockdown generation. Whether doing sewing masks or creating online educational materials for children, young people engaged, for example, in the European Solidarity Corps are determined to support those in need. And now, with a dedicated budget of 1 billion euro, the new European Solidarity Corps program will engage more young people in solidarity activities to make a meaningful contribution to society, but also gain invaluable experience and develop new skills. Second, a strong higher education community needs to work in synergy with research. That is why we have proposed concrete actions to have more coordinated European research and European education areas. Our ambition is also for member states and universities to work closer together. For example, we approved the Horizon Europe program,
and the next Erasmus Plus program for the next 7 years. We managed to achieve the strongest budget ever in our history, 95.5 billion euros for Horizon Europe and 26 billion euros for Erasmus Plus. Both, they are essential to support more collaboration in science and education. And as I already mentioned, your university does remarkably well in Marie Skłodowska-Curie actions. And this program will continue to support researchers through international, intersectoral, and interdisciplinary mobility, as well as institutions through excellent doctoral programs and collaborative projects. We are also working on the recognition of the research profession and qualifications in national legislation, with aim at making researchers' careers more attractive and ensure the recognition of researcher skills, enhancing mobility, and exchanges between universities and industry. To address these needs, we'll provide a toolkit to support research careers with view to create a pipeline for talent. The ERA for You initiative, the European Research Area for You initiative, will introduce measures to reinforce intersectoral mobility, strengthen academic business cooperation, and the involvement of the private sector in training and skills development. All this work of research communities brings me to my third point, empowering the young generations to innovate. Many of the students of your university might decide to set up their own companies, their own startups, even before they finish their degree. And we should be there to help them to develop their full potential and create the innovative startups that will lead Europe to reach our goals in terms of pandemic recovery and green and digital transformations. With the aim of empowering the young generation to innovate, I want to share with you that I will work with our member states and our regions to build a true European innovation area. This is a pan-European innovation ecosystem that works for innovators and startups. And finally, this brings me to my fourth point, culture and creating value in society. Young people can act as a bridge between tradition and modernity, between cultures, thus promoting intercultural understanding. Young people have the energy and passion to address issues such as cultural heritage management, sustainable tourism, local development, and community involvement. Indeed, cultural heritage is an area where Ca' Foscari excels and where it brings a lot of added value to the Veneto region, already received 600 million euros with the current program Horizon 2020. But we need definitely more research on safeguarding our cultural heritage. And I engaged all my energy so that the Horizon Europe program focuses also on cultural heritage through a dedicated new cluster, and that will support research and innovation in culture, creativity, and inclusive society. And finally, it is in this intersection of research, sustainability, art, and culture that we find a recent initiative, the New European Bauhaus, an environmental, economic, and cultural project aiming to combine design, sustainability, accessibility, affordability, and investment to help deliver our European Green Deal. A month ago, I launched the design phase of this initiative. This is a natural place for universities to intervene, and Ca' Foscari, for your history, heritage, for your location, for your talents, you are exceptionally well placed to contribute. We need all creative minds, designers, artists, architects, researchers, students, you, to make the new European Bauhaus a success. This is a project for all regions and territories in Europe. Think of the impact your researchers can have on this movement. You know that for years, Ca' Foscari has been developing projects that engage students and researchers in a multidisciplinary way
creating the synergy between art and sustainability. So think of the difference your graduates can make intervening in such a platform, exploring innovative solutions to challenges like sustainable buildings and circularity, healthy living, cultural heritage, not to mention the impact of digital transformation in these areas. Right now, we are still in the design phase, and one of the elements of this phase will be the launch this spring of the first edition of the new European Bauhaus Prize. It will celebrate existing examples representing the integration of the key values, sustainability, aesthetics, and inclusiveness. Around October, based on the ideas that came out of this design phase, we'll launch 5 pilot projects across Europe. I therefore invite you to join this initiative, become a new European Bauhaus partner, and organize an exchange of views on this topic. Magnifica Rettrice, Honorable Minister, ladies and gentlemen, these 4 points can highlight just the importance of our higher education, the importance of your work, from education to research to direct impact in society, the strong investment of CA Foscari in its region, the synergies you have developed between research, art, and sustainability are proof of the importance of higher education for resilient recovery and sustainable future. You still maintain the HR Excellence in Research Award received in 2017. Our policies and initiatives, the Higher Education Transformation Agenda, our programs, they all aim to support you in this process, to empower you to face the challenges and to make your mark in the process. By working together, we can ensure that higher education emerges stronger, has more impact and greater reach than ever before. I wish you a fantastic academic year. Thank you very much. So much, Commissioner. I really appreciate your words of appreciation of our achievements and towards the traditional area of our research and study. Thank you so much also for encouraging us to go towards innovative paths. This is a precious and fundamental encouragement for us. Thank you so much. You are welcome in Venice and in our university when you can. Thank you. La parola a Maria Cristina Messa, Ministro dell'Università e della Ricerca. Buongiorno a tutti, grazie molte per questo invito e come prima cosa desidero rivolgere un saluto cordiale e benaugurante a tutti coloro che sono presenti a questa apertura di anno accademico dell'Università Ca' Foscari nell'anno 2020-21 e con un solito diciamo particolare saluto alle studentesse e agli studenti. Ringrazio molto la magnifica rettrice Tiziana Lippiello per questo invito e devo dire che l'ho accettato volentieri perché sappiamo che fra le poche donne rettrici del passato e del futuro è molto importante sostenerci e quindi lo ammetto, sono qui anche per sostenere la vostra rettrice, il vostro Ateneo che ha fatto delle scelte sempre molto di merito e molto importanti per la nostra comunità scientifica e accademica. Come sapete sono da pochissimo non stata nominata ministro a mia sorpresa dell'Università della Ricerca, lo sono stata in una fase direi estremamente particolare della nostra vita, una fase, un momento storico in cui abbiamo ancora tanto lutto, abbiamo ancora tanta sofferenza, ancora dovremo vedere un problema sociale che è emergente, di cui ancora non conosciamo i confini, però d'altro lato stiamo anche cercando di pensare al futuro e abbiamo un'occasione unica di analizzare bene i punti positivi e i punti meno positivi degli italiani nell'ambito dell'università e ricerca e provare a
superare i gap che conosciamo bene lanciarci per un futuro un pochino diverso. Ed è anche questo il motivo per cui mi rivolgo in modo particolare alle studentesse e agli studenti. Noi conosciamo, credo, bene i nostri gap. Il primo fra tutti è un numero di studenti, di laureati nella nostra penisola che è molto distante da quello che abbiamo nei paesi europei, tanto per stare in Europa, Germania e Francia, quindi noi abbiamo una percentuale di diplomati di laurea che è decisamente inferiore. Da tempo diciamo che dobbiamo aumentarla, da tempo ci siamo dati degli obiettivi, ma negli ultimi anni non siamo riusciti a imprimere questo aumento. Perché vogliamo più laureati? Dobbiamo chiedercelo perché ne vogliamo di più. Io credo che proprio i discorsi che anche il Presidente del Consiglio Draghi ha fatto alle Camere nell'apertura lo rendano molto evidente perché vogliamo più laureati, perché veramente noi abbiamo bisogno di mettere a punto le competenze estremamente trasversali che devono servire agli obiettivi che ho sentito prima anche dire commissaria Gabriel, cioè quelli che riguardano le transizioni, la transizione ecologica, la transizione digitale, che riguardano la sostenibilità in senso lato, sia dal punto di vista ambientale che anche economico, con l'economia circolare. Quindi abbiamo una serie di emergenze, non sono emergenze, in realtà sono un'agenda già da molto tempo, ma sono diventate estremamente impellenti e le ha rese ancora più necessarie, per cui anche il nostro mondo della formazione deve trovare delle vie innovative nel fornire conoscenze e competenze ai nostri giovani e delle vie innovative nel fare ricerca. Il primo punto quindi è quello di riuscire non solo a laureare di più, ma anche a laureare con un certo criterio con grande qualità. Un altro aspetto che sappiamo essere debole in Italia è quello del finanziamento della ricerca pubblica. Ne abbiamo parlato tante volte, ne abbiamo parlato sia in vari sistemi, sia nel nostro sistema accademico che in quello degli enti di ricerca, che in quello dell'impresa. L'investimento è basso, non solo l'investimento pubblico ma anche l'investimento privato. Next Generation EU è un'occasione unica per portare questo investimento a più punti percentuali in più rispetto all'oggi, dove siamo all'1,4% più o meno. Quindi sicuramente è un strumento che ci permette di raggiungere un obiettivo migliore. Ma io credo che se noi accanto al finanziamento non pensiamo a un sistema della ricerca un pochino più autonomo, trasversale e innovativo, quindi che richiede anche delle riforme e anche delle impostazioni nuove dal punto di vista legislativo, rischiamo di non sfruttare al meglio questa occasione. Ovviamente mi riferisco al problema dell'autonomia, alle nostre lentezze burocratiche, alla difficoltà di scelte che noi abbiamo, parlo noi perché sono stata rettore di una università pubblica fino a poco tempo fa, quindi so bene quali sono le difficoltà e possiamo superarle solo se affrontiamo in qualche maniera, in una maniera efficace, il tema di alcune riforme che sono necessarie.
Un terzo punto riguarda l'internazionalizzazione, questo lo voglio sottolineare soprattutto perché parlo a Ca' Foscari, che è un'università estremamente internazionale sia come attrattività che come impostazione nella propria offerta formativa. Allora, voi sapete che è uscito anche sui giornali l'attrattività che abbiamo su strumenti stranieri, in media in Italia del 5,6%. Ed è bassa, è stata trascurata, diciamocelo pure, e io credo che modelli come quelli che avete avuto in Ca' Foscari possano essere di esempio per tante università italiane, quindi è chiaro che conta anche il contenuto, non conta solo la forma, no? Il contenuto della offerta, la sede, la localizzazione, la storia, la tradizione, però la tradizione delle nostre università è sempre stata quella di essere università internazionali nel passato, università chiamiamole europee, ma non solo, anche al di fuori dell'Europa. Ecco, dobbiamo riacquisire questa dimensione. Lo stiamo facendo, ma troppo lentamente. In parte è dovuto a un sistema di nuovo di regole e di cavilli che ci rendono la vita estremamente difficile, ma in parte anche perché culturalmente ci siamo allontanati da questo modello di università internazionali. Essendo i nostri giovani cittadini europei, fondamentalmente dopo anche anni di esperienza Erasmus e visto anche che la mobilità verso altri paesi è così elevata, noi dobbiamo essere in grado di offrire un sistema aperto, estremamente aperto sia per docenza che per discenza a livello internazionale. L'aspetto occupazionale è il punto un po' di congiuntura fra quello che dicevo prima, fra gli aspetti formativi e la ricerca. E dico sempre che la ricerca deve stare alla base della nostra formazione. Noi non dobbiamo semplicemente formare e dare nozioni, non è questo quello che dobbiamo fare, lo sappiamo bene. Noi dobbiamo trasmettere ai giovani molte cose, molti aspetti che riguardano anche la cultura in generale, ma sicuramente dobbiamo trasmettere quello che è la nostra grande competenza grazie alla ricerca che facciamo nei diversi settori. In questo senso va modificato tanto nei nostri ordinamenti, perché la ricerca noi abbiamo cercato di riclassificarla in settori scientifico-disciplinari molto stretti che adesso purtroppo non riescono a rispondere a queste grandi mission di cui vi parlavo prima. Quindi di nuovo credo che la vostra università abbia sperimentato molti metodi interdisciplinari e questo sarà un altro degli obiettivi del mio mandato, è quello di riuscire senza ovviamente fare rivoluzioni, perché le rivoluzioni possono fallire, soprattutto il tempo è molto limitato, ma sicuramente favorire l'interdisciplinarietà è uno degli aspetti che perseguirò in maniera forte. Altrettanto perseguirò in maniera forte in questa prospettiva di aumentare e di rendere più attrattiva l'università per gli studenti delle scuole superiori, in modo da avere più competenze, più laureati in Italia, più specialisti anche, non solo lauree e basta, ma anche specializzazioni, dottorati di ricerca, cioè abbiamo bisogno di questo
human capabilities, insomma, di questo capitale umano, lavorare molto sull'orientamento, orientamento sulle scuole, questo grazie anche a una forte vicinanza con il ministro, non solo fisica perché siamo nello stesso edificio, ma anche intellettuale, anche culturale, con il ministro dell'istruzione, il professor Bianchi. Penso che cercheremo di lavorare insieme su una forme di orientamento più forti possibile, e anche lavorare molto sulla parità di trattamento e parità di genere in tutte le iniziative che abbiamo, ivi inclusa un tentativo di aumentare la percentuale di studentesse che siano interessate alle lauree scientifiche, alle lauree STEM. In realtà le lauree STEM, in maniera abbastanza innovativa un po' di anni fa a Milano, le abbiamo chiamate STEAM, cioè abbiamo aggiunto una A all'interno che sta per Arts, quindi non solo tecnologia, ingegneria, informatica, matematica, in realtà le donne in matematica sono tante, e le scienze in generale, ma anche arti, perché e in questo, come diceva anche la commissaria Gabriel, la vostra capacità di coniugare arte, cultura, innovazione e scienza è molto interessante, è un bellissimo modello. Allora noi dobbiamo portare e riuscire ad aiutare le studentesse a trovare un interesse verso queste materie, non dico iscriversi perché possono iscriversi dove vogliono, ma a rinnovare l'interesse verso queste materie. Chiudo anch'io parlando brevemente del programma Next Generation EU. Quando ne sento parlare, ne ho sentito parlare prima di diventare ministro, la mia idea, il mio concetto forte era: questo deve essere un next generation, quindi questo deve essere veramente improntato alla dare un mondo se possibile migliore, ma sicuramente non peggiore, alle nostre future generazioni. E in questo le future generazioni che possono, come dire, anche orientare e possono avere un impulso sono quelle che frequentano le nostre università. Quindi la nostra responsabilità nelle accademie è grandissima. Accanto a questa responsabilità, quindi al costruire insieme ai nostri studenti un percorso che sia più pronto a rispondere alle sfide e a una rinascita, perché io non parlo mai di resilienza, la resilienza per me che sono medico è qualcosa di diverso, ma parlo di rinascita che sicuramente è necessaria. Accanto a questo noi dobbiamo dare un fortissimo impulso alla ricerca. Questo credo che sia trapelato e che sia chiaro a tutti voi nelle parole che il presidente Draghi ha detto nell'apertura alle Camere, una ricerca trasversale, una ricerca che assista i vari campi, quindi sicuramente una ricerca che quella che noi conosciamo bene, diciamo di base, fondamentale, blue sky, chiamatela come volete, ma che deve avere una propria forza e deve essere, come dire, protetta, perché è quella che poi magari fa 10-20 anni ci dà i risultati. E questo lo dimostra la storia dei vaccini, cioè noi se non avessimo avuto la ricerca di base all'inizio, tanti anni fa, che aveva incominciato a lavorare su questo concetto del utilizzare anche RNA, metodi con RNA, con DNA, un pochino diversi dal solito, li aveva utilizzati per l'HIV tantissimo, ma anche per i tumori. Se non avessimo avuto questo tipo di ricerca, oggi non saremmo di fronte a questo risultato, che per me è stato, vi dico, quasi strabiliante, commovente, di avere un vaccino a nemmeno un anno di distanza dall'esordio di questa grande pandemia. Quindi la ricerca di base va protetta, ma dobbiamo organizzare anche la ricerca che in qualche modo facilita lo sviluppo.
lo sviluppo del mondo e quindi dà delle basi sia in termini di competenze che in termini di risultati al mondo produttivo. Questo è una sfida che abbiamo. Io quello che dico sempre, visto che siamo trasversali un po' a tutti i ministeri, è che possono investire tanto in tante strutture, eccetera, eccetera, ma se non ci sono le competenze, se noi non siamo in grado di formare le competenze e di dare gli elementi e di valorizzare gli elementi che escono dal mondo della ricerca, non faremo il nostro lavoro. E non saremo in grado di raggiungere gli obiettivi così importanti che ci siamo posti. Quindi è un momento speciale, come vi dicevo all'inizio, è un momento in cui l'attenzione verso il mondo accademico e verso la ricerca è molto alto e io veramente auguro a tutti voi intanto di ricominciare un anno accademico che speriamo finisca con la presenza, perché questo è fondamentale. Tutti i ragazzi, tantissimi mi scrivono che non ce la fanno più a stare a casa, quindi io veramente auspico che questo avvenga il più fretta possibile. Da medico vi dico che avverrà, ci vorrà ancora un po' di pazienza e soprattutto dobbiamo resistere in questo periodo dove le varianti e dove comunque la diffusione continua a essere troppo pericolosa. E anche chiedo un aiuto di tutte le accademie per cogliere a pieno l'opportunità che abbiamo oggi di incidere in qualche modo sul futuro dei nostri giovani. Grazie. Davvero, Ministro, ne approfitto per salutarla e per fare le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Sono veramente onorata che lei in giorni così complessi abbia accettato il nostro invito. Grazie, grazie per le sue parole che vanno nella direzione che la nostra università da un po' di anni ha già intrapreso. Cercheremo di fare il nostro meglio in quella direzione. Mi permetto solo di concordare con lei sul fatto che i settori scientifico-disciplinari non aiutano l'interdisciplinarietà. La valutazione della ricerca non stimola i colleghi ad andare verso l'interdisciplinarietà. Dobbiamo lavorare tutti insieme in quella direzione per essere università veramente europee e del mondo. Grazie infinite. Spero di vederla a Venezia. E benvenuta. Buon lavoro. La parola alla rettrice Tiziana Lippiello per la formula di rito. Al termine ascolteremo il Gaudeamus Igitur cantato dal coro di Ca' Foscari. Animata dalla passione per lo studio e per la ricerca e dal desiderio di offrire alle nuove generazioni una formazione al passo con i tempi, in grado di incidere sulla loro crescita individuale e professionale, dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2020-2021 dell'Università Ca' Foscari Venezia. Gaudeamus. Viva tempra quod vivet, viva tempra quod vivet.